Marsala, controlli dei carabinieri forestali, scatta la multa per una ditta per pellet non a norma. Cussonaci aggredisce i carabinieri, è arrestato un nigeriano di 38 anni. Mazara controlli la catena di porto sulle strutture balneari, scatta una denuncia. Mazara trasforma gli ultimi contratti part-time in full-time, la richiesta della WIL al sindaco Quinci. Ciclismo, tutto pronto per l'edizione 2023 del Giro di Sicilia, partenza da Marsala il prossimo 11 aprile. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Un nigeriano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cussonacci con le accuse di resistenza, pubblico ufficiale e lesioni personali. Sentiamo. Arrestato dai carabinieri di Cussonacci per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali, un nigeriano di 38 anni. Nel solo mese di febbraio l'uomo è stato arrestato due volte per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il 38enne infatti è stato sorpreso nelle vicinanze del posto di lavoro della vittima. A causa delle violazioni è scaturito un aggravamento della misura cautelare che ha previsto per l'indagato un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Cussonacci. Il 38enne, all'arrivo dei carabinieri giunti per la notifica della nuova misura cautelare, li ha aggrediti con calci, pugni e spintoni fino a minacciarli con una spranga di ferro. Con non poche difficoltà l'uomo è stato bloccato e arrestato dai militari che hanno riportato delle lesioni per le quali è stato necessario l'intervento dei sanitari. Ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne, che è stato pertanto accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. I carabinieri forestali hanno eseguito alcuni controlli. Una ditta di Marsala è stata multata il servizio. I carabinieri forestali di Trapani hanno multato una ditta di Marsala durante alcuni controlli sul commercio di legname importato da paesi extraeuropei. I militari hanno accertato alcune violazioni da parte dell'azienda per quanto riguarda la commercializzazione di 25 tonnellate di pellet provenienti dall'Egitto. I carabinieri hanno scoperto inoltre la mancata iscrizione della ditta marsalese nel registro delle imprese del legno e la mancata tenuta di registri previsti dalla normativa comunitaria nei confronti del titolare dell'azienda marsalese. Sono quindi scattate tre sanzioni per un totale di 3.500 euro. Una quarta multa sarà emessa dall'autorità amministrativa. Il controllo odierno dei carabinieri segue una serie di attività già eseguite dai militari nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento. Militari della Capitaneria di Porto di Mazara hanno eseguito nei giorni scorsi controlli sulle strutture autorizzate dalla Regione Siciliana a mantenere montati parti dei lidi per l'intero anno senza doverle smontare e rimuovere a fine stagione. Una delle strutture controllate ha effettuato cambiamenti all'interno della propria concessione demaniale marittima senza essere in possesso di specifiche necessarie autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità. Le cabine erano state ampliate. È stata modificata la destinazione d'uso. Il responsabile della struttura, pertanto, è stato deferito alla procura di Marsala. Termina qui TG Vallo, prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. La CNA Trapani chiede alle amministrazioni comunali che vengano disposti maggiori controlli volti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore della panificazione. All'organizzazione di categoria sono giunti in particolare da Marsala alcune segnalazioni. I panificatori marsalesi hanno segnalato la concorrenza sleale di alcuni colleghi ed esercizi commerciali che continuano a produrre e vendere pane fresco anche nei giorni di chiusura. All'amministrazione comunale marsalese viene chiesto in particolare di disporre attività di verifica necessarie a contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Trasformare gli ultimi 40 contratti dei lavoratori comunali di Mazara da 24 ore part-time a full-time, 36 ore, lo chiede la funzione pubblica della UIL Trapani in una lettera inviata al sindaco Quinci. Il servizio. Trasformare gli ultimi 40 contratti dei lavoratori comunali part-time a 24 ore in full-time a 36 ore. A chiederlo in una lettera indirizzata al sindaco di Mazara Salvatore Quinci e al segretario generale della funzione pubblica della UIL Trapani Giorgio Macaddino. Pur consapevoli, dichiara Macaddino, di alcune obiettive difficoltà a causa delle condizioni generali in cui versano gli enti locali, chiediamo un ulteriore impegno del Comune per definire il completamento della rimanente forza lavoro con il cambio contratto a 36 ore stabili, tenuto conto che l'amministrazione municipale mazzarese ha già provveduto in maniera lodevole all'implementazione della maggior parte dei 180 lavoratori a tempo parziale, portandoli a tempo pieno, alla luce anche dell'ultimo pronunciamento della Corte dei Conti, per cui estrapolando il computo del costo personale, questo non grava più sulla spesa del personale del Comune, ma in capo alla Regione, scrive ancora Macaddino. Pubblicati nell'albo pretorio online di Mazara le graduatorie degli aventi diritto nella prima annualità del servizio di assistenza domiciliare non più soli, garantito dal distretto sociosanitario 53, di cui fanno parte, oltre a Mazara che è l'ente capofila, l'azienda sanitaria provinciale, i comuni di Salemi, Vite e Gibellina. Il servizio di natura domiciliare viene svolto in favore di persone ultra 65 anni che ne hanno fatto richiesta entro lo scorso 29 dicembre. Verrà avviato dal mese di aprile a cura degli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla società cooperativa La Valle Verde di Mazara e dalla società cooperativa COSAM Totus Tus di Palermo. È in vigore il nuovo senso unico di marcia nella via Ferrantello a Mazara con direzione di marcia da via Beato Padre Giacomo Cusmano verso via Marsala. L'inversione del senso unico di marcia nella via Ferrantello, deciso dal comando di Polizia Municipale nelle scorse settimane, è stato attuato a partire da ieri con l'installazione dell'apposita segnaletica da parte del personale comunale. Si auspica che con il nuovo senso unico di marcia si attenuino i disagi e gli ingorghi che spesso si verificano sia nel corso della chiusura dei passaggi a livello che nei minuti successivi di deflusso. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Si celebra oggi la giornata mondiale dell'acqua. Siamo lieti come amministrazione comunale di partecipare alle iniziative di sensibilizzazione per il risparmio idrico ed energetico, consapevoli dell'importanza della sostenibilità ambientale, lo ha dichiarato l'assessore comunale con delega alla sostenibilità ambientale, energie rinnovabili di Mazara Teresa Diadema in occasione della giornata mondiale dell'acqua che si celebra oggi e della giornata del risparmio energetico in programma sabato. Su iniziativa del WWF Sicilia Area Mediterranea, con la partecipazione del Comune mazzarese, sabato in particolare dalle 17.30 in Piazza Mocarta, nei pressi della statua Fontana del Consagra, si svolgeranno una serie di eventi per promuovere la giornata dell'ora della terra. Oltre allo spegnimento delle luci della statua Fontana, previsto dalle 20.30 alle 21.30. È stato presentato ieri a Palazzo Don Real, sede della Regione Siciliana, il Giro di Sicilia 2023. 4 le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala. Sentiamo.
Di anno in anno ovviamente ci miglioriamo, no? Perché l'organizzazione ormai è abbastanza rodata, scegliamo sempre delle tappe che possano mettere in risalto la bellezza di quei luoghi, di anno in anno cambiando ovviamente le tappe e quindi facendo diventare e rendendo protagonisti diversi comuni della nostra bellissima Sicilia. L'elemento più importante è la Sicilia, che è un paese, che è una regione stupenda. E una volta di più quest'anno toccheremo delle tappe e delle aree che non abbiamo mai toccato, ci sono delle tappe inedite con delle caratteristiche molto particolari che saranno un elemento sostanziale dal punto di vista sportivo per tutte le squadre. Avremo 25 squadre che parteciperanno, quindi il massimo possibile, 175 atleti, abbiamo 5 squadre World Tour, dei protagonisti secondo me molto interessanti che si sfideranno e potranno trovare qualunque tipo di caratteristica, dallo sprint dei velocisti alle tappe mosse e con una bella tappa di salita con il re delle salite che è l'Etna. Il comune di Mazara ricorda all'utenza che eccezionalmente per questa settimana la raccolta della plastica e dell'alluminio verrà anticipata da sabato 25 a domani, giovedì 23 marzo. Solo per questa settimana pertanto gli utenti sono invitati ad esporre i masselli di colore blu del multimateriale contenenti esclusivamente plastica e alluminio dalla serata di oggi all'alba di domani, in quanto la raccolta plastica verrà svolta giovedì e non sabato come da calendario. Si coglie l'occasione, fa sapere il Comune, per rendere nota agli utenti che hanno richiesto agli uffici il ritiro pannoloni, servizio che di norma si svolge il giovedì, che a causa dell'anticipo a domani della raccolta plastica ed alluminio il servizio per questa settimana viene posticipato a sabato 25 marzo. Alle radici della pace, Dossetti e la Costituzione, il tema dell'incontro che si terrà lunedì prossimo, 27 marzo ad Alcamo, presso la Chiesa Madre, con inizio alle 19.30. Interverrà tra gli altri il Vescovo Pietro Maria Fragnelli. L'incontro sarà moderato da Giuseppe Allegro, dirigente scolastico dei licei Cielo d'Alcamo e Ferro di Alcamo. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.